Ciao ragazzi, benvenuti a questo unboxing della prima luceratrice, una Liquid Elements T2000, seconda versione. Quindi cominciamo a spacchettare e vediamo un po' cosa c'è dentro. Ovviamente, come si vede dal pacco, questa è da solo Amazon, venduta e spedita da Amazon. Vediamo un po' intanto il contenuto di questo. Allora, come si vede, Liquid Elements T2002, questo non è male l'imballaggio, cioè a vederlo sembra fatto bene. Allora, vediamo un po' che c'è dentro la valigetta. Allora, manuale di istruzioni, la ditta è tedesca, quindi tutti i manuali sono in tedesco. Tedesco. Di sicuro è stato prodotto in Germania. Allora, 650 watt, orbita da 9 mm, da 2000 a 6400 giri, peso di 1,7 kg. Interessante. Allora, a questo punto tiriamo fuori la ricicatrice. Non è fatto davvero male. Diciamo, non è pesante, io non ho esperienza con altre lucidatrici, quindi non saprei proprio dire come sia. Abbiamo il laterale in dotazione, una maniglia, diciamo, per usarla non credo sia una cosa più carina da fare per l'uso, credo sia migliore il contatto con la mano direttamente così. Poi c'è la chiave per smontare il platerello, le spazzoline di ricambio, il platerello da 125 mm, questa è la tracollina per le borsa, qui ci possono entrare dei tamponcini, normale, magari qui invece ci può entrare il polish, sì, alla fine diciamo di spazio ce n'è, magari non possono entrarci bottiglioni da un litro, ma non penso ci serviranno bottiglioni da un litro. E dalle recensioni sembrerebbe buona, si proverà sulla Mazda prossima settimana, il prima possibile, vediamo un po' di fare anche un bel lavoro. A livello di fattura, appunto, come dicevo prima, non sembra male, e non ci resta che provarla. Qui abbiamo il regolatore delle velocità, sono 6 velocità, abbiamo l'interruttore, c'è anche un meccanismo di sicura per farla partire che va appigiato e diciamo slidato. Vi lascio qualche immagine più da vicino. Bene ragazzi, qui potete vedere un pochino più da vicino la lucidatrice. Possiamo vedere cosa serve, appunto la chiave esagonale per smontare non so cosa. Qui abbiamo le specifiche, platerello, plastica diciamo molto molto dura, si vede che la costruzione è solida, quindi non penso ci saranno di sicuro problemi dal punto di vista dell'utilizzo e comunque penso della qualità nella durata, diciamo, rispetto quindi al tempo. E il cavo è abbastanza lungo. Per quanto invece riguarda la valigetta, vediamo un po' all'interno, possiamo trovare il posto che spetta di sicuro ai platerelli, magari quelli non so sostitutivi, di sicuro si possono montare platerelli più piccoli, il suo già presente con il bilancino è da 80 mm o 70, non ricordo benissimo, comunque sempre venduto della Liquid Elements, e che possiamo trovare lo spazio per alloggiare i polish. Non è di sicuro male come prima lucidatrice, anche perché non è stato pagato un prezzo decisamente elevato, 115 euro circa, che non penso sia proprio male per una lucidatrice del genere, visto che comunque è stata utilizzata anche con entusiasmo da detailer di sicuro più esperti di me. Quindi speriamo sia un bel prodotto. Qua possiamo trovare gli accessori di ricambio. Per quanto riguarda questa la tracollina e niente, manuale di istruzioni, non c'è diciamo niente di interessante. Le specifiche, qui c'è scritto come ovviamente penso si debbano installare i tamponi sul platerello, e niente, ci vediamo nel prossimo video per il test sul campo. Ciao ragazzi.